alla fine del nostro cabaret, spero vi abbia fatto almeno sorridere, vi ringrazio per essere stati con noi nonostante l'ora. Vorrei concludere questo cabaret con un pezzo difficilissimo, un pezzo che raramente viene eseguito nei villaggi turistici, ed è un pezzo che eseguirò totalmente da solo. No, che da solo è da solo! Da solo, siamo usciti a da solo! Eseguirò un pezzo da solo! No, che da solo! Ho detto che eseguirò sì, un pezzo! Ho detto di no! Ma solo. Ci sta Rossana, ma balla la patacca con Rossana! Che devo fare con Rossana? Balli la patacca! Ma che devo fare con Rossana io? Che devo fare? Questi capelli, quello che vuoi! Ah. Senti, no, mi puoi aiutare? Fare pure io. Puoi fare un assistente? Sì. E aiutami. Sì. E aiutami, andiamo. Andiamo dove? Ad aiutarmi. Sì, ma andiamo ad aiutarmi. Vengo con te ad aiutarti, certo. Dove? Nel senso, vai a prendere la chitarra. Quello è il situazione, vuole fare un muro con la chitarra. Vai a prendere la chitarra. Ah, Andrea. Scordala, mi raccomando. La chitarra! Andrea, la chitarra, dai, la chitarra, vai! Andrea, scordala! Dicevo, vorrei eseguire questo numero difficilissimo che non viene eseguito quasi mai nei turistici, perché... Senti, ma... Patinetti, ma la chitarra! Tu hai detto scorda! No, Andrea, prendi la chitarra e scorda le corde! Scorda le corde! Devi prendere la chitarra e scordare le corde, vai! Cazzo, devo fare con una chitarra senza corde? Vamo su questo numero, un numero al quale io tengo particolarmente, perché è un numero veramente difficile, un numero veramente che trasmette l'importanza di questo lavoro. Adesso arriverà una chitarra scordata con le corde e le corde. Ho detto scordala o la lasciate dire. Oh, vai a prendere le corde alla chitarra, rimettile e tornale e torna velocemente. Tornale con le corde. Non sei stato molto chiaro, comunque. Vabbè, velocemente, vai! Oh, meno male. Allora adesso noi, Andrea, andremo avanti. Fammi finire la frase. Andremo avanti. Ho detto andremo avanti. E sono andato avanti, che vuoi? Andremo avanti, d'accordo. 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 Con le corde. D'accordo. D'accordo. Ma lo fai apposta? No, che apposta? Vabbè, Andrea, senti, guarda, vienimi dietro, vai. Andrea, vienimi dietro con la chitarra. Con la chitarra vienimi dietro. Io non so come lo so. Deficiente! Che vuoi, mo? Ho detto nel senso, venirmi dietro vuol dire accompagnarmi. Dove andiamo? Andiamo al bar, ciao! Mi raccomando, portiamoci la chitarra, va! Ma è normale, questo pezzo. Allora, ascoltami bene, Andrea, adesso io voglio che tu tocchi il mi. No. Tocca il mi, dai. No, se ne parla proprio. Puoi toccare il mi, per favore? Ti dico di no, perché prima di tutto ci sono i bambini e seconda cosa io ho altri gusti. Andrea, tocca il mi. No. Tocca il mi. Ti dico di no. Tocca il mi. Tocca il mi. E bemolle. Il mi della chitarra. Che mole, fanno pure col mi la chitarra. Ah, forse è questo. Avvicinati. Mannaggia. Allora, Andrea, noi andremo ad eseguire un pezzo che è in quarto quarti. Un pezzo dove tu dovrai essere il rocker della situazione. Fai rocker. Un po' meno rocker. Wow. Bravo. E tu dovrai fare l'ingresso di questo pezzo, che è un pezzo che è definito allegro, ma non troppo. Allegro, ma non troppo. Allegro, ma non troppo. E tu fai rocker in questo pezzo che è allegro, ma non troppo. Ma che cazzo mi stai facendo fare? Pezzo allegro, ma non troppo. Ma allegro, ma non troppo. Non mi fai venire una parata. Allora, sempre, partiamo. Allora, io voglio che tu faccia un ingresso da rocker. Fai girati e salta, fai un ingresso spettacolare. Signori e signori, seguiremo! Wow! Wow! Allegro ma non troppo! Ti sei dimenticato, l'allegro ma non troppo, diamine! Signori e signori del Cielo Azzurra, eseguiremo questa sera un pezzo allegro ma non troppo! Senti, ma quando sei deficiente su una scala da 1 a 10? 12.
Allora, riproviamo l'ultima volta l'ingresso. Impegnati, mi raccomando, voglio vedere un salto. Impegnati. Sì, impegnati. Impegnati, voglio vedere un vero salto da rocker, mi raccomando. Un vero salto da rocker. Cara Azzurra, ripeto, questa sera eseguiremo un pezzo che è allegro ma non troppo. Un pezzo che sarà eseguito insieme al nostro Andrea Giardino con una chitarra scordata. Vai, Andrea! Sì, arrivo! E arriva! Ripeto! Arrivo! Eseguiremo! Mi sto preparando, sono carico! Sei rocker! Sono carico, sì, sono sei rocker! Rocker. E vai! Sono un rocker! Vai! Sono un rocker! Wow! Wow! Allegro! Efficiente, alzati per favore! Allora, sei efficiente, sto sempre io! Allora, senti, ascoltami bene, prima che la signora prende la Ferrari per quando... Ascoltami bene, deficiente. Allora, quello che io volevo fare semplicemente era che andassimo avanti. Invece di continuare a fare le cretinate, andassimo avanti. Andrea, è una metafora. È una metafora. Che sta a fare? Metafora. No, fa schifo questa battuta. Deficiente, è insensolato. Senzolato. Dove vai? Senzolato. Fai il modo di dire. Andiamo di là. Devi dire in un altro modo. Infatti è in senso. Questo modo di dire. Poi magari non lo so, te ne vado dall'altro lato, che ne so. Allora Andrea, ascoltami bene. Io ti guiderò nella canzone. Ti guiderò. Ti guiderò. Che so, una macchina. Ti indirizzerò nella canzone. Che so. Boh. Ascoltami, facciamo. Allora, ascolta bene. Canto una canzone una sera di maggio. Che canta una sera di maggio? Canto stasera. Canta una sera di maggio. Canto una canzone all'appuntamento. Anche appuntamento, canto stasera. Andrea, è la canzone che fa così. Tu non devi fare altro che ripetere quello che dico io. Basta. Basta. Capito? Capito. Andrea, devi ripetere quello che dico io. Andrea, devi ripetere quello che dico io. Ma mi prendi in giro. Ma mi prendi in giro. No, ma mi stai ripetendo. Ma mi stai ripetendo. Senti, ma che cos'è quella faccia? Ma che è quella faccia? 1, 2, 3, ole! 1, 2, 3, ole! 1, 2, 3, pi! 1, 2, 3, pi, pi, bemolle! Senti, chi è più scemo? Io o te? Te! E allora vedi che quando vuoi capire... Ma che sono fesso? Senti, ascoltami bene Andrea. Allora, adesso io vorrei che tu esegui davanti a questo pubblico un pezzo... Primo pezzo che ti viene in mente, una canzone che ti viene in testa. Ecco. Aspetta, il primo? Canto è arrivato? Yesterday! Andrea, Andrea, è un pubblico di italiani, un italiano, un italiano. Ecco, su questo non mi do torto. Ieri! Andrea, sei proprio un deficiente, fatelo dire. Ieri, non un'altra canzone. Senti, facciamo così. Allora, adesso dammi la chitarra che ti accompagna. No! Mi sono affezionato. Dammi la chitarra! Dammi la chitarra! Dove sta la chitarra? Basta adesso ti accompagno io perché mi stai facendo nervosi. Dove andiamo? A bar, a pigliare un caffè. Ah, boh, però stavolta andiamo seriamente. No, cretino, vieni qua! Allora, ti è mai capitato di scrivere una canzone? Ecco, che canzone avresti scritto? Ma la femmina. Cioè, tu hai scritto la femmina? Che non la posso scrivere? È una sera in balia dei fumi e dell'alcol. Vabbè, è deficiente, se avresti scritto la mala femmina, sentiamo che ti accompagno, dai. Femmina, mia dolce cara amica, su dammi la tua mano in questa notte d'amor. Volevi dire qualcosa? Non lo so. Femmina, è un uomo che ti prega, su fammi questa sera, nella notte col sole. Femmina, l'amor mi rende pazzo, su prendi questo mazzo di fiorellini. Senti, però mi hai chiesto canta una canzone, io sto cantando. Sì, ma io ti aiuto. Non interrompere. Io ti sto aiutando, Andrea. Ma no, non lo voglio, no, il tuo aiuto. Sì, è meglio, fidati, vai. Femmina, se cerchi i miei milioni, ti attacchi a sti lampioni, nella notte piena d'amore. Femmina, tu sei proprio una la femmina. È normale, sei femmina, non pensi che ma là ti preoccupi. Veramente una femmina. Femmina, ti voglio bene, Tonio, e io ti vorrei scopare. Bravo!
Ma no!